Sì, buonasera a tutti. Avevo studiato un incipit particolare, ma mi viene in mente solo quello lì che conoscete anche voi. Scusatemi se da solo mi presento, io sono il prologo. Per giunta supplente. Il mio compito è di portare i saluti del Presidente dell'Accademia, Massimo Mori, che è impegnato in questo momento a Milano con la Fondazione Martinetti, di cui è Presidente. Ridotto al minimo, in sostanza, rinnovo i saluti da parte del Presidente e da parte delle due classi dell'Accademia. Il tema sul tempo è un tema che coinvolge entrambe le classi. Auguro a tutti un buon lavoro dell'incontro, del convegno. E allora è mio compito adesso chiedere al professor Donato Pirovano se mi raggiunge qui per portare i saluti del Dipartimento di Scienze di studi umanistici. Prego. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Desidero portare i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino, di cui sono temporaneamente direttore. In realtà è un po' un conflitto di interesse perché sono anche nel comitato scientifico di questo convegno, però le parole che dirò le dico dal punto di vista istituzionale. Non è la prima volta che con l'Accademia delle Scienze, con il Planetario, organizziamo un evento di questo tipo, un evento interdisciplinare. Quest'anno poi abbiamo anche avuto la fortuna di poter collaborare anche con INRIM e mi piace citare un passaggio del Presidente della Repubblica che poco fa ha inaugurato l'anno accademico, commentando l'articolo 9 della Costituzione. Il Presidente ha detto che spesso cultura e scienza sono state interpretate in maniera distorta come separate. In realtà cultura umanistica e cultura scientifica dovrebbero interagire in un'unica visione, in una sintesi. E lo scopo di questo convegno, dedicato a un tema così vasto come il tempo, vuole essere un po' questo: possibilità di far dialogare ambiti diversi del sapere, competenze diverse, cercando di trarre poi una sintesi che sia un arricchimento per tutti. Quindi di nuovo ringrazio i presenti, ringrazio i relatori, desidero ringraziare in particolare anche i giovani organizzatori che in tutte queste settimane si sono prodigati nella attività organizzativa, anche pratica, per rendere poi possibile questo evento. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Non mi rimane che un'ultima cosa da fare. Chiamo il professor Piazza a presiedere questa seduta e a dare inizio ai lavori, con i migliori auguri per il prosieguo. Buon pomeriggio a tutti e sono lieto di aprire, diciamo, questo ciclo di conferenze
che abbiamo chiamato ciclo di incontri interdisciplinari, e anch'io, come il professor Pirovamo, ho assistito stamattina all'inaugurazione dell'anno accademico e devo dire che il Presidente della Repubblica ha fatto un discorso molto puntuale, e mi permetto di aggiungere alle parole che ha detto il professor Pirovano anche un altro richiamo, che questo tipo di interdisciplinare, del quale i soci qui sono testimoni, che io ho sempre in qualche modo cercato di stimolare in questa accademia, è in realtà uno dei compiti fondamentali della cultura oggi, è quello di avvicinare. Non solo è fondamentale, ma è fondamentale che l'Europa, perché ha insistito moltissimo sulla cultura europea, possa essere di stimolo a questo incontro interdisciplinare. Diceva il professor Pirovano che questo ciclo di incontri interdisciplinari si svolge lungo un lasso di tempo. Io credo che al di fuori di questa sala ci siano questi volantini che documentano la serie di colloqui che ci saranno e che vanno da oggi fino a dopodomani, 26, 27, 28, con un appendice il 6 dicembre, che per l'Accademia delle Scienze, che ha auspicato non solo tutto il ciclo, ma in particolare anche questo incontro, colleziona l'interesse di tre accademie in realtà, che sono l'Accademia delle Scienze, l'Accademia dell'Agricoltura e l'Accademia di Medicina. Il problema del tempo è fondamentale ovviamente per le tre discipline, sia per le scienze in senso ovviamente generale ma non generico, sia per l'Accademia dell'Agricoltura, e anche qui il tempo svolge un ruolo importantissimo, e parliamo anche della medicina, nel quale la cronobiologia è addirittura una disciplina in qualche modo che ha avuto una storia piuttosto interessante e che avremo modo di vedere il giorno 6, se non erro, spero di non sbagliare, ma il 6 di febbraio e di dicembre, in cui parleremo anche di altri argomenti, ma che al mattino e al pomeriggio ci sarà questo incontro tra le tre accademie. Ma mi scuso per l'addensamento di oggi, che è stato dovuto proprio al fatto che si è inaugurato l'anno accademico e perciò argomenti che dovevano e volevano, intendevano essere svolti con più calma lungo tutta la giornata, in realtà si sono dovuti condensare in questo pomeriggio. Ed è con particolare piacere che vorrei introdurvi il professor Lamberto Maffei, conosciuto credo da moltissimi di voi, che io ho avuto la fortuna di conoscere credo all'Accademia dei Lincei, che ci siamo incontrati in più occasioni. È un neurobiologo che si è professore di neurobiologia presso la Scuola Normale di Pisa, e ha incentrato la sua ricerca credo sul sistema visivo, sia a livello cellulare sia dei neuronali del talamo, della corteccia cerebrale, nell'uomo ma anche negli altri animali di laboratorio. Ma io vorrei anche sottolineare la sua attività del campo della diffusione di questa disciplina, oltre ai suoi notevolissimi contributi scientifici, che me l'hanno fatto conoscere e mi hanno interessato in particolar modo, che sono alcune sue pubblicazioni rivolte al pubblico non specialistico. E i titoli stessi sono un quadro, un contesto nel quale il tema di questo ciclo di conferenze, Dimensione e illusione del tempo, possono ben inserirsi.
Il primo che voglio citare è la libertà di essere diversi, che è un nucleo importante, diciamo, almeno secondo me. L'altro è del 2014, è l'elogio della lentezza, che ho trovato un libro di particolare rilevanza. E infine, il più recente di tutti, nel 2018, Elogio della parola, che avendolo letto non solo lo suggerisco a tutti, ma tratta della rivoluzione che la comparsa del linguaggio in Homo sapiens ha prodotto. Ma preferisco lasciare direttamente la parola a lui. Io direi, per dare spazio alle eventuali domande, di limitare il tempo di ogni oratore a circa 40-45 minuti e 5-10 minuti per eventuali domande. Grazie. Sì, stati qua. Buonasera. Sono proprio contento di riessere in questa sala magnifica, veramente una sala imponente. A proposito delle due culture, anch'io voglio dire una cosa prima di cominciare, che Quintino Sella, questo famoso torinese, già molti anni fa, delle due culture proprio, aveva fuso le due culture. Poi siamo ritornati un po' indietro, anche ora si fa forse questi cammini andando, si va e si viene, forse ora si ritorna. Comunque io parlerò anch'io un pochino in correlazione col tempo, riguardo, insomma, nell'ambito del mio mestiere. Però comincerò con la mia esperienza che ebbi alla scuola normale. Vedete, a Pisa c'è Piazza dei Miracoli e uno di questi miracoli è il Camposanto Pisano, che se non l'avete mai visitato è veramente una struttura bellissima, dove andando dentro si sente una serenità, oltre a esserci, diciamo, delle opere meravigliose. Una di queste un giorno mi portò a visitare uno storico dell'arte della scuola normale e andava a visitare Il Trionfo della Morte, che è un'opera immensa, due affreschi immensi, che risale al 1335, quindi una ventina di anni, diciamo, dopo Giotto, di un tale fiorentino che si chiamava Buffalmacco e che aveva fatto questo Trionfo della Morte. Sono dipinti, diciamo, in mezzo c'è prima un quadro che richiama, diciamo, una società benestante, che richiama anche Lorenzetti col buon governo, ma poi c'è questi benestanti, a un certo punto, dai loro peccati, vanno all'inferno. Ci sono scene inquietanti per quel periodo, chiamo Il Trionfo della Morte, proprio inquietanti. E ho preso un dettaglio dove si vede questo diavolo che strappa l'anima al fanciullo per portarsela via, e ci sono altri dettagli di questo genere, morti eccetera, e ci sono delle scalfiture. E io, ricordando che è stato bombardato il tetto di questo camposanto, pensai che fossero scalfiture dovute al bombardamento. La mia guida disse: ma sai, forse no, sono scalfiture che i fedeli del tempo, visitando, erano diversi da noi, visitando queste, avevano così paura, dicevano: ah, il diavolo è stato dipinto, è lì, come si farà, si va all'inferno, e gettavano sassi contro il diavolo. Dice: quelle le scalfiture, e anche da altri dipinti dell'epoca si riporta la stessa interpretazione. Allora io pensavo che invece per me e anche per la mia guida osservavamo che salto aveva fatto Buffalmacco rispetto a Giotto, che pure era andato contro il realismo, parlavamo di ordini di questo tipo, e invece
i nostri fratelli di tanti anni fa andavano lì, guardavano le stesse immagini, la stessa cosa sulla retina e vedevano cose diverse e gettavano sassi. Era passato del tempo. Il tempo aveva cambiato la visione. Una cosa stranissima. E questo è vero anche in fondo per la Cappella degli Scrovegni. Qui siamo un po' indietro, 1335, dove ci sono tutte, diciamo, è chiamata, diciamo, il Vangelo secondo Giotto, nel senso che ci sono queste rappresentazioni della Bibbia, la Madonna, la presentazione al Tempio, e anche qui i fedeli analfabeti, diciamo, che non avevano cultura, che l'immagine era per loro la verità, ecco. Era una forma, diciamo, di televisione medievale, la televisione che serviva per diffondere la fede, ma anche per organizzare la città, perché la fede vuol dire anche organizzazione, eccetera, eccetera. E questi fedeli vedevano la Madonna, la Madonna, allora esiste. Ecco, l'immagine che diventa verità. E noi invece pensiamo che Giotto, l'inizio del colore, del realismo, i corpi diversi, e loro vedevano diversamente. Come mai? E come mai è difficile? Ma io vi dico che se facessimo noi un Gedanken Experiment, in cui prendiamo un'immagine artistica o qualsiasi voglia e la facciamo presentare a gente cinese, giapponese, americana, quello che volete, di questo secolo, ma anche di secoli passati, tutti vedrebbero la stessa immagine, la retina sulla retina, quindi la stessa proiezione sensitiva, ma tutti avrebbero un'interpretazione diversa. Come mai? Io vi dico, ma è proprio buon senso, perché avevano cervello diverso, perché il cervello si forma, è vero, con i geni, nel DNA, eccetera, eccetera, ma poi c'è una forma che c'è una parte, una grande parte del nostro cervello che si forma con l'esperienza, e l'esperienza va col tempo. E se gli stimoli sono diversi, le sinapsi si organizzano in maniera diversa, si ha un cervello diverso. E voi mi direte, sì, ma è un cervello che dura una generazione e poi non va nel DNA. Sì, è vero, non va nel DNA, ma io trasmetto come voi, trasmettiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, per esempio ora, l'educazione digitale, tutte queste storie qui, le trasmettiamo. E loro cosa fanno? Prendono questi stimoli culturali, li trasmettono ai figli e gli stimoli accendono gli stessi geni, stimolano le stesse proteine, vanno sul DNA di nuovo e riparte la cultura cosiddetta dei memi, la cultura che si trasmette. Voi mi direte, sì, è lamarckiana. Lamarckiana fino a un certo punto, ecco, perché si trasmette, la cultura si trasmette, perché la cultura è cervello, la cultura è il corredo del cervello, che sono i geni, le proteine, tutte queste cose qui. E in fondo, in parte si trasmette. In realtà ci sono degli esperimenti fatti in Canada, questa volta su animali di laboratorio, che si può dimostrare che per certi particolari stimoli c'è una trasmissione nel DNA che dura 2 o 3 generazioni e poi scompare. D'altronde, queste sono cose ben note culturalmente. Ecco, ricordo questa frase di Borges, che io ricordo sempre, che è nell'Aleph, che lui incontra un troglodita, queste gente che non parlava e che si nutriva di serpenti,
e che dice: io e Argo, Argo è il nome del troglodita, puta caso si chiamava così il cane di Ulisse, vedevamo, dice, percezioni uguali, la retina uguale, ma Argo le combinava diversamente e costruiva altri oggetti, perché Argo aveva avuto un'educazione diversa, un tempo diverso, e d'altronde forse anche meglio, molto forse meglio di Borges. Dante lo dice con parole bellissime, e vale la pena di leggerle. Opera naturale, con favella, ma così e così natura lascia. Poi fare a voi, secondo che va bella. Cioè, siete voi che guardate come va bella, che è una parola toscana, bellissima, va bella. Vedete, vedere nel 99,99% dei casi è riconoscere, uno riconosce, quindi riconosce col suo cervello come si è formato e quindi ha un'interpretazione diversa, perché lui vive nel suo tempo e interpreta con il suo tempo. E una dimostrazione di questo famosissima, ma che vale la pena ripetere, è quella di Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, 1610. Galileo era un acquerellista raffinato e gli acquerelli che lui porta nel Sidereus sono suoi, molto raffinati, aveva fatto l'Accademia del Disegno, conosceva i pittori dell'Ecola, in particolare il Cigoli, eccetera, eccetera, cosa che voi sapete benissimo, ma sapeva anche questi trucchi qui. E i trucchi sono che se la luce viene dall'alto si vede delle convessità e se dal basso delle concavità. I giochi di luce, lui lo sapeva benissimo, era un po' il suo mestiere. E quando mise il cannocchialino sulla luna, conoscendo la direzione della luce, allora vide delle ombre e le ombre le facevano i monti, Maltissimo Montum Iuga, e quelle alte c'erano delle cavitates. Erano un'interpretazione che derivava dalla sua cultura. E vedete, qui ho paragonato quello che vede il satellite e quello che vedeva Galileo Galilei, che è sulla destra, e quello ingrandito, vedete, il satellite. E questo, e lui fa questo. Lo ingrandisce forse per ragioni pedagogiche, ma lo descrive con un cannocchiale inino che non era a livello di quelli usati, diciamo, modernamente. Va anche pena di dire che un suo compaesano, diciamo, conterraneo, era un inglese, Thomas Harriot, che aveva lo stesso cannocchiolino, perché Galileo Galilei usava il cannocchialino olandese, avrà fatto delle modificazioni, ma insomma era il cannocchialino olandese, ha descritto così quello che vedeva sulla Luna, perché aveva un cervello diverso. Viveva in un tempo diverso e si portava dietro il ipse dixit di Aristotele e così via. Bisogna anche ricordare qui, mi scuso, entro un po' più nel tecnico del mio mestiere, che anche il cervello ha una sua evoluzione ed è su questo che si basa tutto il tempo. Vedete, questo è un cervello, quella macchia, il neurone è quella macchia nera, e poi il cervello nasce, i neuroni nascono pelati. E poi mettono tutti questi capelli, dendriti che fanno sinapsi, eccetera, c'è migliaia di sinapsi. E l'accrescimento, diciamo, del bambino è l'aumento dei capelli. E si formano queste sinapsi, moltissime sinapsi. E succede che queste sinapsi aumentano dalla nascita alla nascita, e raggiungono un massimo, 10 alla quindicesima si parla di sinapsi, quindi tantissime sinapsi, che lo raggiungono intorno al secondo o al terzo anno di vita nel bambino. Nel lobo frontale, forse il lobo così
pensato del più dignitoso degli altri, nel secondo e terzo anno di vita. E anche qui voglio ripetere una cosa che ho detto, e forse ho detto anche qui in questa sala, che la sinapsi è il punto cruciale del cervello, è lì che si decide come i passaggi si intrecciano, come passano i messaggi, è il punto cruciale, diciamo. E si vede bene che quando arrivano gli stimoli le sinapsi si muovono, cambiano posizione. Ecco, è il massimo, la descrizione della nostra potenza. Poi le sinapsi diminuiscono e vanno giù. Ritornano quasi alla nascita, diminuiscono. E quando dico una cosa che ho detto tante volte, ma lo ripeto perché secondo me è un messaggio interessante, che quando si porta il bambino dal pediatra, il bambino ha 3 volte le sinapsi del pediatra, che significa la sua potenzialità immensa di imparare, impara le lingue, impara, ingloba la realtà. Tutto. Poi c'è un plateau, 20 anni, 25, poi comincia la curva della discendenza, ed è questa la curva della vita, la curva delle sinapsi, è la curva del nostro pensiero, questo tempo delle sinapsi, è il tempo con cui noi, è per quello che cambiamo la nostra interpretazione della realtà, perché cambia il nostro cervello, non c'è possibilità di errore, non se ne può discutere, è così, cambia il cervello. Se questa fosse su questa linea che decresce e fa paura, si inserisce qualche cosa, allora interviene la patologia terribile della demenza, ma è sempre su questa caduta del numero delle sinapsi. Vedete, faccio un piccolo salto per dire che ora, ritornando al tempo, la percezione del tempo ci è come cambiata d'improvviso dinanzi agli occhi. Cosa vuol dire? Ora ci sembra che il tempo corra via più rapidamente. E questo ne riferiva il professor Piazza prima. Ci ho pensato in termini, diciamo, di mestiere. E come mai è passato questo tempo? E ci pensai una volta che facevo un seminario a Palazzo Vecchio, nella sala dei 500, un palazzo enorme, una sala lunga 54, l'avete visto, eccetera, eccetera. E camminavo per andare a fare questa conferenza ai neurologi, facevo la conferenza iniziale dei neurologi italiani, questo me lo ricordo bene. E andando su per le scale, c'ero già stato, ma lì vedevo tutte queste strane figure. Una tartaruga con la vela. E le guardavo, non capivo bene. Mi veniva per un salto del pensiero, questi salti che vanno e vengono nel pensiero, che non si possono neanche guidare con la ragione, e mi veniva in mente Paul Valéry che diceva «Quand le vent se lève, il faut tenter de vivre», cioè la velocità. Allora la tartaruga e la velocità. E in cima questa scritta festina lente. Affrettati ma lentamente. Che è una cosa vecchia, si fa risalire a Augusto, scritta da Svetonio, eccetera, eccetera. Ma che è buon senso, insomma. Chi va sano, va d'ace, va lontano, insomma. E Cosimo Primo dei Medici l'aveva fatta scrivere dal Vasari a scuola, ce ne sono centinaia, per dire guardate, io prima di fare una legge ci penso. Era quindi una cosa di tipo politico. Ma cosa mi veniva in mente a me di questa velocità? Prima ero passato di Piazza della Signoria e tutti correvano, c'ho da andare via, c'è un appuntamento all'orologio, domani, ora non ti posso ascoltare. Questa frase, ora non ti posso ascoltare, è molto pregnante e così via. Correva non si sa come, non si sa dove. E
Io pensavo, ma il cervello è lento, perché corrono? Corrono perché ora con l'educazione digitale, insomma, si ha tutte queste velocità, insomma un computer, ma anche un telefonino, è almeno un milione di volte più veloce del nostro cervello, che è una macchina lenta, si muove in termini di molti millisecondi, in termini di minuti e così via. E allora pensavo che si possa formare come una discrasia fra la potenzialità del cervello e il desiderio di inseguire queste velocità, che pure noi ammiriamo, e che questo potesse anche creare malattia. E le pensavo così. E mi veniva in mente, in fondo, che quando si va in treno, ma se il treno è veloce, le stazioni non possiamo leggere i nomi. E come mai? È perché il cervello è lento, non ce la fa a leggere quei nomi lì. È una macchina lenta, e questo bisogna tenerlo presente, perché quando ragioniamo bisogna ragionare con la macchina che abbiamo. E avevo pensato di racchiudere questi pensieracci con questa cosa del coniglio bianco di Alice nel Paese delle Meraviglie, vedete, con l'orologio che corre, che dice I'm late and late, I'm very important date, no time, goodbye. Come dicono in fondo, come diciamo noi tutti i giorni, sempre è tardi, devo andare, specialmente i giovani. E io mi domando, ma cos'era successo? E allora ritornavo a quello che scriveva Heisenberg, che Nobel della fisica, nel 1932, che io conoscevo un saggio suo, Die Natur, perché ci avevo dato l'esame di tedesco, solo per quello, ma lo conoscevo bene, e quindi ci avevo dato l'esame, che c'era scritto questo, che lui diceva la scala della conoscenza è una treppe con questi stufen che sono simili. C'è lo scalino della scienza e lo scalino della tecnologia. La tecnologia genera scienza e in fondo poi la scienza rigenera nuova tecnologia e armonizzano. Ora non è più così. Perché non è più così? Perché lo scalino della tecnologia è enorme. Quello della scienza, specialmente nel nostro paese, piccolo, 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 piccolo. E cos'è successo? Sono successi fenomeni così rapidi, risiamo al tempo, che ne siamo sbalorditi e che molti capiscono, ma alcuni, anch'io, non capisco. Vedete, è successo questo, che la globalizzazione e la tecnologia hanno creato una rivoluzione sociale, comportamentale, in pochissimi anni. E poi hanno fatto quello che io tratto in questo ultimo libercolo che ho scritto, che è la fuga dalla parola. E questo mi ci soffermerò, perché a me sembra un disastro. Vedete, cosa è successo? È successo che questo mondo veloce ha creato delle cose strane. E perché li ha creati? Quali sono i fattori? Li enumero primi. Sono, primo, lo sviluppo della tecnologia. Secondo, lo strumento. È stato inventato lo strumento. La tecnica è diventata strumento. E cosa si dice? Lo strumento è... Lo strumento si vende. E questo è il mercato. E allora il mercato si vende. È diventato tutto una cosa per cui si deve vendere, buttare via, eccetera, eccetera. Tutto questo ha creato appunto fenomeni della globalizzazione, dove la globalizzazione ha sì diminuito, forse distrutto, confini spaziali, ma non ha, non ha distrutto i confini umani, i confini delle disuguaglianze, anzi sono aumentate. Perché? Perché il mercato lo fanno i furbi, lo fanno eccetera, eccetera. E siamo arrivati a questo, che secondo me è molto importante, che secondo me è proprio anche quello che succede oggi, cioè quello che io chiamo con una parola impropria, il populismo conoscitivo. Perché? Perché
ci sono persone che questi mezzi nuovi, potentissimi, che tutti noi ammiriamo, la scienza non si può fermare, è progresso, li usano per fare il pensiero degli altri. E allora ci dicono che dobbiamo fare una cosa, il punto fare, la facciamo e la ripetono, lo ripetono. Pensiamo alla televisione quanto ripete sempre le stesse cose, gutta, cavat, lapidem, non vi, se de sepe, cadendo, insomma, la ripetizione. E siamo diventati che la verità, ci sfugge il concetto, qual è la verità? Se la maggior parte della gente dice questo è vero, è vero. Pensiamo all'estetica, diciamo, io penso alla pittura, se un quadro, ci sono questi diciamo, agenti che dicono ah questo quadro è bellissimo, eccetera, eccetera, finiamo per dire ah è bello, perché la maggior parte dice che è bello. Si finirà, e questo è un mio terrore, ma naturalmente esagero, voi penserete diversamente, che a un certo punto si dirà ma la gravità, chi lo sa, facciamo un referendum per vedere se è vero. Ma siamo in quell'ordine, io esagero, ma come in matematica si va sempre all'infinito per poi tentare di ritornare nel reale. E vedi, poi cosa è successo nel cervello? È successo che questi strumenti sono entrati nel cervello, perché allevate a un giovane il suo smartphone e non è capace più di far niente, dovete ricomprarglielo, perché lui è come bloccato. E come mai direte è bloccato? È perché gli strumenti sono diventate protesi, sono entrati nel cervello, sono seduti lì con i neuroni e fanno pensiero, fanno comportamento, e quindi sono pericolosi. Vedete, questo è il pericolo, diciamo, questi potenti mezzi di comunicazione. Di per sé sono bellissimi, io stesso li ammiro, se ne parlava prima, moltissimo, ma vanno nelle mani anche dei più potenti, e loro con questi fanno potere. Chi ha più di questi mezzi fa potere, e allora noi dobbiamo averne un po' paura, no? Perché il potere, insomma. E questo appunto, questo andare avanti, diciamo, di dire dovete far questo, consumare questo, perché questo fa bene al paese, e questo aumenta il PIL, eccetera, eccetera, diventeremo tutti più ricchi, consumate, buttate via. Questo ha generato quello che io ho chiamato la bulimia dei consumi, l'anoressia dei valori. È cambiato proprio il mondo, questo consumismo, questo gettare e buttare via, che è contro il cervello, che è contro la razionalità, che crea la malattia, che crea soprattutto i rifiuti. Pensate al pensiero dei rifiuti. E tutto deriva dal consumismo, perché gettiamo via. Mangiamo e gettiamo via. Che è fuori della ragione, ecco. E questo l'ho inquadrato, diciamo, in un omino nella rete, che è anche un neurone nel mio mestiere. Vedete tutti questi rete, posso immaginare che siano gli arrivi di tutti i neuroni, le entrate del neurone. Allora succede che, questo si può vedere, diciamo, l'ho visto anch'io, prendi un neurone, gli dai uno stimolo e questo risponde, tac. Risponde un altro stimolo, risponde, tac, viene dai 2, 3, 3, a un certo punto è come la pentola piena, non risponde più. È il fenomeno scientificamente descritto come il fenomeno dell'occlusione. Ma anche il nostro cervello è fatto di neuroni. E quando ci arrivano tanti messaggi, che ci arriva il messaggio del telefono, e che il calcolatore, messaggi di qui, il cervello si occlude. E quando il neurone si occlude e non funziona più, non riceve più, ma
dobbiamo considerarlo. Forse ci sono degli strumenti che non funzionano proprio bene. E infatti a questo voglio ricordare, vedete, questo qui è una ricerca recente che hanno fatto nel Texas, dei bambini, perché sono i giovani che ricevono più messaggi. Noi, insomma, non dico noi per dire io, magari ti ci metto anche te, che più anziani, diciamo, forse siamo un po' più, non abbiamo più neanche le entrate, diciamo, ecco. Che dice una cosa interessantissima, che i giovani per connessi crescano meno ribelli, meno felici, completamente impreparati per la vita, sono più buoni, più mansueti. E poi c'è tutta una cosa più grave che si osserva, variazione delle aree frontali, variazione dei recettori, variazione dei mediatori chimici. Ma questa cosa che questi giovani sono, diciamo, più lontani, più anche, come dice qui, meno felici, ma meno ribelli. Ma mi sorprende molto, cioè non mi sorprende perché se ne vede, diciamo, con i ragazzini che abbiamo d'intorno, ma a qualcuno può anche servire. Ecco, questo, anche questo, forse, non so, un pensiero strano che io infilo, diciamo, nel vostro cervello, tante volte stimolasse un neurone, appunto. E ci sono questi ragazzi net che tutti conosciamo, quelli che stanno tutto il giorno al calcolatore, ma insomma non è una cosa strana, perché io vedo i miei nipoti che stanno tutto il giorno lì col telefonino e poi non giocano neanche più a pallone e poi si hanno questi che diventano malati, ormai sono malati che ce ne sono tanti, in Giappone milioni, da noi 100.000, ci sono già negli ospedali i reparti perché vanno in depressione, poi stando fermi ci sono le malattie del dismetabolismo, tutte queste cose. Vedete, l'intelligenza artificiale, si difese prima una cosa bellissima, Crea si parlava prima dell'intelligenza virtuale, sono esperienze enormi, però naturalmente come gli antibiotici, senza gli antibiotici, se c'hai i batteri muori, ma anche loro hanno i loro effetti collaterali. Quali sono gli effetti collaterali di questa potentissima scienza artificiale? Che riduce tutto a logica. Ormai del corpo umano noi si conosce moltissime cose, si conosce come si fa un riflesso, si conosce come agisce un determinato anche cosa metabolica, ma voi pensate che l'intelligenza artificiale conosce tutto. Se voi dite, scrivete un messaggio che domani andate a Milano, subito vi arriva a Milano, potete vedere questo, quello, ci sarà questo, eccetera. Se compiate un libro su Amazon, c'è scritto, ti interessa anche questo, perché se... Insomma, sa già tutto, sa tutto di noi. E allora può trasformare alcune delle nostre proprietà, diciamo, biologiche, in algoritmi, quello che chiamano gli algoritmi. E allora, un po' scherzando, ma è uno scherzo un po' triste, si forma come una controfigura, che questa è la controfigura degli algoritmi. Cioè tutti gli algoritmi messi nella controfigura, come nel cinema, a un certo punto uno deve andare a cavallo e c'è la controfigura, c'è quello più agile che può cascare da cavallo, eccetera. E così noi abbiamo la controfigura. E c'è una logica stringente. Voi volete comprare una macchina? Magari non sapete delle incertezze, la vostra controfigura può agire benissimo, perché voi sa quanti, che colore vuole, quanti soldi avete, che velocità vi piace andare, e può decidere meglio di voi, la controfigura. E c'è questa cosa che vi faccio vedere, perché a me piace moltissimo, che è vera, insomma, non è che sia... che
Vedete, dice, il robot, questo mi ci vuole anche il microscopio, il robot called Bless Tupperware was developed by an evangelical church in Hesse and Nassau with its metallic body and touch screen. The robot asks a person what blessing they want, after which it raises its arms and appears to smile. Lights then start to flash as the robot says, God bless and protect you, and recites a biblical verse. After the blessing, the user can print out the dictum and take it home. Ma è vero, in una chiesa, d'altronde è noto che in molte chiese protestanti ormai il Vangelo si legge sullo smartphone, perché c'è tutto, è inutile portarsi il libro o la Bibbia, eccetera, c'è tutto sullo smartphone, si vede, ma è il tempo. E ci sono queste che ho preso perché sono divertenti, appunto, c'è questa mostra a Milano che è di Banksy, che è un pittore, diciamo, delle strade, ecco, un murale. Vedete, c'è questi due che si abbracciano, vedete, e lei guarda il suo cellulare e lui guarda il suo cellulare. L'abbraccio è finito, il tatto, questo contatto umano che è il toccare, il carezzare, che è uno stimolo anche medicamente potentissimo. Ma dov'è finito? E c'è quest'altro che pure è carino, insomma, scusate il divertimento, e c'è scritto Follow your dreams, canceled. E appunto è cambiato il nostro mondo, qui è come un riassunto, vedete, è diventato dominante il credere sul pensare, e questo dobbiamo pensare, il pensiero rapido su quello lento, il pensiero lento, si diceva, che è quello della riflessione, festina lente, e il cervello motorio su quello cognitivo. Io questo dal mio mestiere lo vedo, tutti questi motoneuroni che lavorano, chi si muove di qui, chi si muove di là, non noi, perché fortunatamente abbiamo qualche acciacco. E il cognitivo, i neuroni sono quelli. Ma avete pensato che se passeggiate voi, vi può venire anche un'idea, ma se correte, no. E come mai? Non ci vuole molta scienza, vero? Basta provare. Ho riportato tutto questo in un ambito, diciamo, evolutivo. Certamente all'inizio la parola non c'era. Pensate a Lucy, 3 milioni e 200 mila anni fa, il primo primate che si alza, non parlava mica. Il loro linguaggio era principalmente visivo nel senso, vedo il leone, lo scappo, non c'ho da pensare se era un'ombra, eccetera eccetera, tutte queste cose avevano la sopravvivenza. E poi l'evoluzione, con il lento ago del tempo, è andata avanti, siamo arrivati, io parlo di ieri, 50.000 60.000 anni fa. Io parlo. E poi è venuto lo smartphone, e se vedete, io guardo il telefonino e c'è da ridere, ma è così, la parola si è impoverita, perché ormai si fa il texting, si fa tre righe, i tweet, ma i tweet sono gli uccelli, li fanno così bene. Perché, insomma, questo impoverire del messaggio, come la sintesi, una sintesi spesso balorda, spesso è anche il substrato della bugia, diciamo, fosse così importante, ecco, siamo cambiati proprio il tempo. Tanto che appunto questi qui, a proposito degli infaticabili smartphone, i cinesi hanno buttato fuori, vedete, una frase in maniera perfetta e divertente, Tito Zhu, che significa la tribù della gente con la testa china. Lo sappiamo tutti, insomma, basta andare per le strade. Anche qui stamattina non sapevo l'indirizzo e volevo chiedere a qualcuno, ma chi? Perché tutti stavano lì col telefonino e poi se
se siete in una strada stretta e vi passano questi giovani con le spalle di un metro, vi dovete scansare, perché insomma vi possono anche investire, ecco. Vedete, e poi è arrivata questa parola che per me è come un miracolo, perché gli altri non parlano, è vero che i canarini, come diceva Darwin, parlano, ma la parola è unire degli eventi con la mente, diceva Darwin, con la logica, con la razionalità. E poi cosa crea la parola? Risiamo al tempo, e questo mi sembra argomento proprio di questo. La parola crea un tempo nuovo. E qual è il tempo nuovo? È il tempo del discorso, è il tempo lento. Perché se volete dire una cosa ci vuole minuti, ci vuole... Sto parlando per dire una cosa, ci vuole tanto tempo. Il tempo lento, soggetto, predicato, complemento. E questo lo facciamo noi, gli umani, gli altri non umani. Vedete, parlando di emisferi, l'emisfero di Lucy era principalmente visivo. Dice, noi manteniamo un cervello spazio visivo. È un cervello dove si è sviluppato poco tempo fa. Pensate che se ne sono accorti 100 anni fa, l'Harvard, tutto il cervello del linguaggio, nelle strimani che è il sinistro, si sono sviluppati i centri del linguaggio. E per questo il cervello è aumentato. E quindi il cervello non è più simmetrico. Il cervello sinistro è un pochino più grande. Ora ci se ne accorge facilmente, ma in realtà io quando studiavo medicina, se non me l'avessero detto, sembrano uguali, ma è un pochino più grande. Si è sviluppato il planum temporale, come si chiama, e lì si è sviluppato i centri del linguaggio. E questi, il centro, come ho scritto qui, vedete, il centro recettivo, il centro di Wernicke, il centro di Broca, il centro invece motorio. Vedete, uno parla, va al centro recettivo e poi ritorna, è tutto un circolo, la conversazione. L'uomo è dominato dalla parola, dalla conversazione. Questa è la nostra ricchezza nel comunicare. Vedete, prima c'erano, le sinapsi sono ancora con i loro tempi rapidi, millisecondi, molti millisecondi, poi è venuto questo il tempo è molto lento e c'è molti esperimenti che io non vi ricordo, gli esperimenti di Sperry che ci ha preso il premio Nobel e poi Cazzanico che è un suo allievo che ci ha lavorato, che hanno chiarito con questa operazione di un primo chirurgo che io ho avuto anche agio di conoscere a Oxford, Bogen si chiamava, che faceva gli split brain, cervelli divisi, cioè tac, divideva il cervello in due, cioè milioni di connessioni che collegano i due cervelli, li tagliava. Perché li tagliava? Perché l'epilessia è un centro di enorme attività del cervello che si trasmette a tutto, e si hanno queste, il male sacro, una cosa terribile, non so se avete messo un attacco epilettico, qualcosa in bocca perché si morde la lingua, eccetera, eccetera, l'elettroencefalogramma impazzisce, io ne ho visti alcuni, e allora si taglia in maniera che il centro epilettico non si trasmette all'altro polo. Era questa, è una terapia, diminuisce l'attacco epilettico. Ma poi si vide che questi due cervelli separati erano diversi. Uno era muto, il cervello destro, viso spaziale, era muto. Era il cervello come di Lucy, il cervello istintuale. È con quello che si vive, perché insomma siamo animali. Quindi dobbiamo vivere con i nostri istinti, che sono il rimanere vivi, e quindi il cibo, mantenere la specie, e quindi il sesso. E poi questo era il cervello principale. Poi si è verificato questo epifenomeno del cervello della parola, che è un epifenomeno che non serve assolutamente a niente nella specie, serve a farci passare il tempo.
che sono le poesie, che sono le scritture, che sono queste chiacchiere che facciamo ora, ma la specie se ne frega completamente se noi facciamo questi discorsi, ecco, ma sono importanti per noi. E cosa si è visto? Cosa si è visto? Proprio finito, me ne scuso. E cosa si è visto? Si è visto che questo cervello del linguaggio ha nella sua struttura è il cervello della ragione. Come si è visto? Non entro in tutti i dettagli. Già Eccles e Popper ne avevano parlato una ventina di anni fa, ma ora si è visto meglio, perché se si fa delle lesioni, per esempio c'è un'infiammazione del cervello che si chiama la sindrome di Rasmussen, in cui tutto un cervello si ammala così tanto che va portato via, e se si fa queste cose nel cervello destro, ovviamente si hanno le paralisi, si hanno tutto quello che succede, ma il cognitivo rimane, Se si fa nel cervello sinistro quello del linguaggio, nel destrimani ovviamente, sparisce il cognitivo in gran lunga. Ora nel cervello, diciamo, come mestierante sempre male dire sì, dire bianco e dire nero, ma insomma è in quella direzione. Il cognitivo indubbiamente è qui nelle sinapsi del linguaggio. E quindi noi abbiamo questo grosso dono, il linguaggio, che è l'emisfero della ragione, che è anche la ragione. Vedete, perché appunto le parole sono unite dalla ragione, tutto proprio unito, torna tutto bene. E questo l'avevo già detto e vorrei concludere con questo, che ma è un po' triste, ma è meglio dirlo, che senza la parola loro l'uomo sarebbe una delle grandi scimmie. Grazie. Ti ringrazio molto per questa disamina anche così appassionata, diciamo, del percorso che conduce alla parola. Io chiedo se domande, credo che ce ne possono essere moltissime, forse due o tre le possiamo in qualche modo, possono arricchire questa bellissima introduzione. Prego. Un microfono. Una chiave di interpretazione. Allora, l'avvento del digitale in questa forma è piuttosto recente, solo negli ultimi 10 anni. Allora, la domanda è questa: se c'è anche un'accelerazione da parte neurologica nel metabolizzare il cambiamento, nell'adattarsi, quindi se facciamo un confronto con quello che era, diciamo, scandaloso nel Medioevo o dava una certa reazione, e a oggi invece se queste sinapsi e la nostra struttura neuronale risponde anche allo stimolo esterno o epigenetico, come si chiama più tecnicamente, in modo più rapido, e dà poi dei frutti che si tramandano, ecco, come lei ha indicato all'inizio della relazione, con tempi un pochino più consoni all'accelerazione un po' potente che stiamo vivendo. Ma è una domanda molto, molto difficile da rispondere. I tempi dei riflessi, dai tempi di Helmholtz, che li misurò per primo, a noi sono sempre gli stessi, variano solo con l'età aumentano, è tutto lì. La domanda, si può dire, certi riflessi complicati, diciamo,
tipo pavloviani, ma nel senso più polisinaptico della parola, possono essere accelerati nel senso del... Io ho l'impressione di sì, ma non sono sicuro perché nessuno li ha mai misurati. Quello che osservo è questo. Ci sono, non so se voi le avete le stesse cose, delle che si possono osservare, o noi, nelle nostre famiglie o negli altri, delle crisi fra le generazioni anche vicine. Per esempio, fra un fratello maggiore e un fratello minore, in quanto già hanno una cultura diversa, difficile, no? Non si parlano più perché uno ha degli interessi, poi fra il padre e il figlio, questo è già. E allora uno si domanda, ma perché? E la mia risposta è sempre, perché hanno un cervello diverso. Cioè, e questo in qualche modo risponde alla sua domanda, in un tempo breve... La memoria, siamo quello che si è detto, quello che abbiamo, per forza noi analizziamo le cose che ci, la realtà con quello che abbiamo in memoria, non ci abbiamo mica altre possibilità, insomma siamo delle macchine relativamente semplici. E sì, questo è il cervello diverso, anche il bambino ha il cervello diverso da, o il fratello maggiore o dal padre molto diverso. E c'è questo, allora il padre è già un vecchio per un bambino, ecco, per un ragazzo. Una volta forse questo succedeva meno o succedeva a distanze maggiori. Il tempo si è accorciato e siccome vado con la logica, dico che alcune influenze sul cervello sono state più rapide. Devo concludere per forza dandole ragione, ma se mi dice i meccanismi direi di no. Non sono le sinapsi che sono diventate più veloci, quello sicuramente no. È il trucco dell'apprendimento che è diventato più veloce. Ma... Ci sono altre domande? Prego. Grazie intanto, è una domanda estremamente semplice. Negli ultimi anni vediamo anche, assistiamo nella scuola e nell'università ad un aumento dei dis calculici, dis grafici, dis lessici, eccetera, eccetera. La vulgata è che non c'è nessun rapporto tra quello che lei ha spiegato in maniera così chiara e questo fatto. Volevo sapere se lei la pensava allo stesso modo oppure no. Grazie. Come adesso i dislessici, come mai questo non è aiutato, come mai se richiedono che i meccanismi che hai detto pubblicano anche questo? In realtà ci ho pensato. Ho pensato a una disluzione, ma dico così, non è scienza, è chiacchiera. Siccome succede tutte queste cose, insomma, che il cervello del linguaggio non parla, cioè, io mi ricordo perfettamente una cosa che poi è verissima, una maestra che durante una mia chiacchierata mi disse, ma io quando vengono i ragazzi il mio problema non è di insegnare qualche cosa, è di farli riparlare perché non parlano più. E questo è vero, poi l'ho chiesto a tante altre maestre, è proprio vero perché a casa non parlano, perché il padre c'ha questo, la madre c'ha quell'altro, e chi ci corre di qui, e chi corre di là, e tutta questa corsa. E loro non parlano più. E allora io ho pensato, siccome come i muscoli, perché insomma le cose sono sempre semplici nella biologia e non sono così complicate viste da lontano, come i muscoli se non li usi si inflacciliscono e diventano deboli, anche il centro motorio, risiamo sul motorio, se non lo usi si infastidisce. E ho pensato che poi una volta, quando si porterà un dislessico dal medico,
dovrà dire: ma sarà una dislessia da lesione o una dislessia da funzione, perché parla poco? Sembra una stupidaggine, ma forse non è così. Tutti i neuroni che non vengano usati poi funzionano molto meno, su questo è una cosa nota. Non so se ho risposto, indirettamente sì, forse. Scusa Adriano Zecchina, se... è l'ultima domanda però. Perché... Volevo chiedere quali possono essere i riflessi dell'intelligenza... Parla forte. Quali possono essere i riflessi dell'intelligenza artificiale sulla libertà delle persone? Cioè, mi è stato spiegato che praticamente tutte le comunicazioni via computer, via cellulare, in pratica vengono tutte messe, sommate, messe in grandi computer e poi possono essere ripescate in qualunque momento da programmi particolari di intelligenza artificiale, o per vendere un oggetto, o addirittura mi si spiegava che addirittura è possibile fare in modo che l'intelligenza artificiale conosca meglio te di quanto tu conosca te stesso. In questa situazione qui, cosa significa la libertà? Ti ringrazio. Un pochino ci ho pensato anch'io come te. Vedete, mi dai un minuto? Perché, un po' cattivo, proprio serio con questo. Però lascio libero le persone. Sì. Allora, continuo questa chiacchiera. Ecco, vedete, qua in un paese totalitario, no? Durante il nazismo, il fascismo, non c'era la libertà. Perché non c'era la libertà? Potevi pensare te quello che, però non lo potevi dire. Potevi andare sotto scala e fare una società privata, insomma, carbonari, ma insomma, poi non puoi, perché sennò ti mettevano in prigione, eccetera, eccetera. Quindi era la libertà di non dire quello che pensavi. Però, come diceva Adriano, oggigiorno siamo così improntati da queste leggi, diciamo, che diventano, come ho detto, neuroni, diventano qualche cosa che ti guidano il pensiero, diventano protesi del tuo pensiero, il simbionte, ecco, quello che si chiama il simbionte, che è in parte macchina, in parte uomo, e che è così. E allora, forse, con tutte queste protesi che hai nel cervello, queste idee che ti hanno infilato lì, che poi uno dall'esterno le può guidare, perché sono idee sue che lui ti ha infilato lì, e questa è la base, diciamo, del consumismo, beh, allora tu non puoi dire, puoi pensare, che dire, puoi dire quello che vuoi, ma finisci che non sai più pensare, perché pensi con le protesi degli altri. E quindi una volta non potevi dire quello che pensavi e ora non puoi più pensare. Questo è il pericolo, no? Non puoi più pensare, perché pensi con quello che ti hanno infilato nella testa. E come si diceva prima, si penserà di fare il referendum per vedere se la gravità è in realtà, perché addirittura se lo dice il popolo che non c'è la gravità. Grazie. Grazie molte.